L'apertura del cuore è dopo, finché si ama una sola persona. Questa non è apertura del cuore, questa è chiusura del cuore, perché si apre soltanto, si chiama solo uno piccolo spiraglietto, non si ama tutto ciò che è. Chiaramente, questa è una via particolare, è una via poco comprensibile forse in Occidente, più comprensibile nei paesi arabi antichi, più comprensibile tra gli indiani, tra gli indù e indiani, e in alcuni appunto è alchimia, come ho scritto in un articolo. L'alchimia in Occidente è quanto di più vicino ci sia al tantrismo e al vajrayana. Questo è. Quindi discriminazione significa discriminare perfettamente le cose buone da non buone che possano portare o favorire l'amore o bloccare e impedire questo amore. E da questo favorire o bloccare, giungere a farsi una scala di valori e di lavoro pratico per trascendere questo amore che è soltanto individuale e giungere a un amore trascendente, che è il vero fine dell'amore quando non è soltanto finalizzato a procreare e quindi stop. Questo è quanto. Quindi quando parlano io amo tutti, siamo tutti uno, è differente. Favorire qualcuno, favorisco questo qualcuno a scapito di tutti, e ahimè, io ho 50 anni, ho vissuto queste cose e le ho viste. Questo non è un io amo tutti, anche perché, ripeto, stiamo parlando di amore terreno. Credetemi, fate questo esempio. Immaginate che amate profondamente, oppure, visto che magari siete tutti innamorati di qualcuno, di qualcosa, evocate questo sentimento dentro il vostro cuore, immaginando il vostro amato o la vostra amata. Che cosa accade? Accade che si accende il sentimento, Maestro, giusto? scusi, ma mi Prego, stanno ancora. dicendo dalla chat che non si sente. Non so che dire, perché lo stesso Perché microfono io lo che non si sento, sente. io in cuffia la sento benissimo, però qua mi dicono che non riescono a Guarda. sentire. Guarda, Annalisa, io sto usando lo stesso microfono delle altre volte, sono seduto come le altre volte, sono nella stessa posizione, nello Adesso. stesso punto, nella stessa casa, nella stessa sedia, nello stesso grado, direi, meridiani e paralleli, però allo stesso punto. Ah, Stefano dice che era sparito per 2 minuti, ora è ok, va bene, ok. Va bene, allora ricominciamo. Stavo dicendo, immaginate il vostro amato bene. A un certo punto che cosa accade? Accade che dovreste chiudere gli occhi, smettere di immaginare il vostro amato e rimanere soltanto con il sentimento dell'amore. Se voi rimanete soltanto con il sentimento dell'amore, cominciate a percepire soltanto l'amore per quel che è, cioè sia amore, non amore appoggiato a qualcosa. Perché purtroppo l'essere umano non è educato all'amore. L'essere umano ama se deve amare qualcosa, non ama per amare. L'amore alchemico è amare per amare, non è amare perché amo quel libro, o amo mio figlio, o amo mia moglie, o amo la mia fidanzata, o amo mio marito, o amo, che ne so, un'opera d'arte, o amo il mio cane. No. Quello è amore parziale e particolare. Finché sulla Terra ci sarà un amore parziale e particolare, due sono le cose. O si finisce tutti in questa maniera e pace, oppure si trova il modo di usare questo amore particolare
per poter giungere a un amore superiore. Ecco la tecnica alchemica. Quindi usare l'amore per qualcuno come un bridge, come un ponte, per andare oltre insieme a questo qualcuno, chiaramente. Quindi fondere le anime. Questo è l'amore alchemico. Anche perché l'anima umana non è mai soltanto maschile o soltanto femminile. Quindi dentro l'anima umana è maschile e femminile. E non ho detto un altro tipo d'amore quando li ho elencati. L'amore tra sé e se stesso. L'amore di Narciso, che ama se stesso, che esiste anche giustamente come uno dei tanti amori. E in alchimia molto spesso si vede il rebis, l'androgino, che è simbolo proprio di questo amore, se la pratica alchemica viene fatta da soli, se non si ha una compagna per fare l'alchimia o se non si usa la materia per fare l'alchimia all'esterno, si può fare quella che tu prima hai detto, alchimia spirituale, ma è un amore di, amor ma è un amore di amare con se stessi, cioè. Se sono un uomo, sviluppo la mia parte femminile. Se sono una donna, sviluppo la mia controparte maschile, cioè lo evoco l'altra parte. Perché prima di un'incarnazione, un'anima non è né maschile né femminile. Non ha sesso. È semplicemente un'anima, un'energia completa, totalmente assoluta e completa, più e meno. Anche perché non potrebbe incarnarsi e non potrebbe nemmeno vivere se fosse soltanto o solo più o solo meno. Il più di una corrente elettrica non esisterebbe se non ci fosse il meno di una corrente elettrica, non sarebbe neanche concepibile, non ci sarebbe il maschio, come non sarebbe concepibile il maschio se non ci fosse la femmina, viceversa. Se non ci fosse il vuoto, non ci sarebbe il pieno. Se non ci fosse la terra, non ci sarebbe il cielo. Se non ci fosse il basso, non ci sarebbe l'alto. Non sarebbero concepibili. Quindi, quando questi due opposti si uniscono, creano lo zero. Creando lo zero, che cosa accade? Accade che tutto scompare, l'anima diventa quello che è, un cerchio assoluto, eterno, senza punto. Il punto viene dato una volta che viene imposto una certa forma e forma di volontà. Ma questo lo faremo in un'altra puntata, però dobbiamo andarlo a capire. Avviene l'amore. In alchimia, quando noi andiamo a vedere che da questo cerchio, immaginate il cerchio, viene tirata una linea dritta all'interno, dividendola a metà, ma non in orizzontale, ma in verticale. In questo punto abbiamo il simbolo del nitro. Il nitro, che è questo elemento che esplode immediatamente, e sta a indicare due cuori uniti, o sta a indicare un'energia una che si è suddivisa in due per essere incarnata e prendere corpo, oppure sta a indicare l'unione spirituale di contrappasso e di contrappeso al sale, che è un cerchio con il simbolo orizzontale che lo taglia al centro, che è un altro tipo d'amore, un tipo di amore più sessuale, cioè, è un tipo d'amore sessuale, fisico. Quindi abbiamo questi due. Tra l'altro, unendoli questi due, uno sull'altro, abbiamo il cerchio con una croce al centro. Il simbolo in alchimia del verde rame. Verde rame, sì, il verde rame. Il verde rame in alchimia anche nella vita di tutti i giorni, basta prendere un pezzo di rame, lo si mette fuori all'aria, rimane lì per giorni, sta là sopra una specie di ruggine sul verde bianco, e quello è il verde rame che veniva usato in alchimia, viene usato anche, però è molto velenoso, state molto attenti perché in alchimia viene depurato, come ho scritto in Medicina e Metallica, andate a vedere anche sulla pagina. Quindi verde rame perché? Perché ecco, ci agganciamo a Venere, che verde rame, il verde e il rame sono elementi che in alchimia sono dati a Venere. Venere, guarda caso, è un cerchio con questa croce esterna però, non interna, sotto. Lo conoscete tutti il simbolo di Venere. E non c'è, sopra il cerchio, non c'è la falce lunare che crea il Mercurio. Perché? Perché indica forza libera, assoluta, totale per creare ogni cosa, l'amore. L'amore a livello superiore, la sessualità a livello inferiore. Ma questo accade anche nella materia, accade anche nel lavorare la materia. Vi accorgerete, se un domani andate avanti nella pratica veramente alchemica, anche esterna di laboratorio, di converso insieme con la pratica interna, che voi avete un rapporto sessuale reale con la materia. Quando parlo di rapporto sessuale, non immaginate cose come si vedono tutti i giorni, parlo proprio di un vero rapporto sessuale, cioè ossia il vero rapporto psichico che si ha con l'altro essere.
Tutti gli uomini sono abituati al rapporto sessuale, in Occidente almeno, che è una scarica fisica, una scarica orgasmica. È sbagliato, perché quella è soltanto la fine di un rapporto sessuale. Il rapporto sessuale è un acme, è un alzarsi di livello e di potenzialità passivo-attivo, 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 fino alla scarica finale, che può essere finale, o può essere ritardata, o può essere aumentata, o può arrivare come un picco e aperta, come riaperta, ora non posso far vedere, immaginate un triangolo con la punta in alto, equilatero, a un certo punto, a questa punta in alto, che cosa accade? Accade che invece di avere la scarica finale normalmente che si ha in un rapporto sessuale, che può essere con qualsiasi cosa, ripeto, se lo vogliamo visualizzare sarebbe il fulmine in natura, che è uno scarico di è una scarica di un carico di un qualcos'altro. Quindi immaginate questa punta, da lì invece di finire e di scendere come vetta, si apre, da una punta si apre e si congiunge un'altra punta, un altro triangolo equilatero opposto. Quindi si apre, e quindi si apre la trascendenza. A questo punto fate, tra una punta e l'altra che si uniscono, una linea orizzontale, e avete il piano dell'amore sessuale fisico, e l'amore vero, il piano orizzontale che viene toccato da tutte le persone quando hanno un orgasmo, e quindi vengono ributtate giù, e invece la sapienza alchemica ti fa passare oltre allargandoti. E quindi la coscienza comincia a perdere perde quello che era. Se io sono Giovanni, non sono più Giovanni, non sento più di essere Giovanni, io sono una coscienza pura, e si torna allo stato androginico precedente, perché mediante si è usato l'altra persona che con noi ha realizzato questo, se parliamo di alchimia appunto d'amore fisica umana, ma questo c'è un problema. Il problema è che ogni persona è maschio o femmina, e quindi ci deve essere, ogni volta che c'è un rapporto fisico o mentale tra due persone o di cuore, ancora non siamo arrivati al cuore, però stiamo parlando, c'è notato, di fisico, di mentale, di psichico, non ho tanto nominato il cuore, spero che hai visto, Annalisa, che ancora di cuore non ho parlato. Sì, sì. vediamo perché. Quindi che cosa accade? Accade che, ecco, questo rapporto diventa quadripolare, un maschio e una femmina dentro l'uomo, una femmina e un maschio dentro la donna, che devono essere perfettamente combacianti, perché altrimenti ci si separa. Esiste un caso rarissimo, le cosiddette anime gemelle. Le anime gemelle non hanno due polarità, ne hanno solo una, cioè un'unica anima si incarna divisa in due corpi differenti, in due parti nel mondo. E non si conoscono magari, e sono le anime e sono gli amori terribili alla Romeo e Giulietta, o alla Isotta e non mi ricordo chi era quell'altro. Quindi cosa accade? Accade che sono amori di solito terribili, fatali, perché l'attrazione che proviene da un'anima che è a singola polarità è alla ricerca e alla fame di cercare la sua altra polarità. Molto spesso questo si incontra nei grandi musicisti, nei grandi artisti che sono tormentati, nelle grandi donne che creano cose filantropiche e nelle grandi prostitute. Questa è la realtà delle cose. Che cosa accade? Questa fame di incontrare l'altro porta la donna a creare il massimo della femminilità, l'uomo a creare il massimo della mascolinità per poter attrarre l'altra anima, che l'altra parte di sé che non sa dov'è. Se si incontrano si muore, cioè si finisce che si torna all'unità di prima. Infatti Shakespeare raccontava questo con Romeo e Giulietta, che è una tragedia alchemica che, se vogliamo, nella prossima puntata possiamo anche spiegarla sotto chiave di pratica alchemica. È semplicissima, c'è tutto, c'è Mercuzio che è Mercurio, voglio dire, quindi siamo sempre lì. Quindi parliamo di questo. Qui entra il cuore ancora? Non entra ancora il cuore, qui entra ancora la divisibilità dell'anima, che è sotto
la potenza venerea, superiore ed inferiore. Venere, Urania, diceva.